Alice, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Armando. Senti, due domande. Tra un po' ci sono le elezioni regionali. Sono importanti? E perché questa tua scelta di candidati? Sono molto importanti le elezioni regionali, soprattutto perché la regione acquisirà tantissime funzioni dalla provincia e questo significa che all'interno del Consiglio regionale ci dovranno essere persone ancora più che nel passato capaci di rappresentare il proprio territorio e le proprie esigenze. Io mi sento capace di poterlo fare perché credo in un rinnovamento però con esperienza, con gavetta. Sono tanti anni che faccio politica, che mi impegno per la mia comunità e ho svolto il ruolo di consigliere comunale al comune di Pistoia con sempre la volontà di rappresentare i miei cittadini. A questo punto credo sia opportuno proprio che all'interno del Consiglio regionale ci sia una nuova classe dirigente che abbia questa tipologia, rappresentare il territorio. Io voglio rappresentarlo tutto, Pistoia, la Val di Nievole, la montagna e la piana. Senti, noi in questo momento siamo al Globo, che in questi giorni ha cambiato look e forse ci voleva. Ma cosa serve al nostro territorio per trovare un look diverso, per diventare appetibile anche da un punto di vista turistico? Perché in realtà siamo un po' strozzati da Firenze e da altre realtà toscane. Ma noi non dobbiamo tenere come dire, le nostre capacità, le nostre qualità come un elemento negativo, invece dobbiamo valorizzarle. Come? Su due livelli, a partire dalla nostra multinazionalità, quindi sulle nostre caratteristiche che ci rendono differenti, le caratteristiche montane, la Val di Nievole col termalismo del benessere, il circuito dei borghi, la possibilità in qualche modo che le nostre differenze diventino sostanza della offerta che noi facciamo al mondo e anche a noi stessi. E il secondo punto è quello di considerare questa differenza una forza e non una debolezza. Troppe volte questo tipo d'approccio ci ha impedito di svilupparci al meglio. Io ho molte proposte nello specifico e sono sicura che in relazione con gli operatori del territorio possiamo fare un ottimo lavoro in regione. Senti, a Pistoia si ha spesso la sensazione di essere trascurati dalla regione toscana, lontanissimi da Firenze, strozzati da altre realtà, dimenticati nelle ferrovie, nella sanità a volte e altro. Ecco, ma pensi di riuscire a fare la differenza in questo, in Consiglio regionale? Io penso di sì, perché in realtà è proprio il difetto di considerarci noi stessi Cenerentola, quello che ci blocca. Noi siamo stati capaci di rispettare i patti in sanità, abbiamo aperto il Saiacopo senza dispersione di denari e nei tempi dovuti. Abbiamo dato molto con la riorganizzazione sanitaria e c'è da dire chiaramente che diciamo un bel no ai tagli lineari in sanità. Ci mettiamo a disposizione di una riorganizzazione che tenga più conto del rapporto con il territorio e che consideri la salute non soltanto sanità ma soprattutto sociosanitaria. Ma in questo senso noi dobbiamo rivendicare ciò che siamo con molta, molta, molta più forza rispetto al passato. Sugli altri livelli ti dico che partirà il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca, questo è un elemento innegabile che dobbiamo rendere positivo per il territorio, non negativo, creerà lavoro, la possibilità di riorganizzare l'assetto del nostro territorio, è un'opportunità che non possiamo perdere, per questo in regione ci vuole qualcuno che non faccia mai calare l'attenzione sull'importanza dello sviluppo pistoiese, che non è cerniera di nessuno. Ha il suo percorso, ha la sua storia e è protagonista della Toscana. Grazie Alice. Grazie a te Armando, a presto.